Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. È stata celebrata ieri sera al Paladin Martin di Montesilvano la liturgia eucaristica in occasione dei 50 anni di presenza del cammino neocatecumenale nell'arcidiocesi di Pescara Penne. A presiedere la celebrazione è stato l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti. Ascoltiamo un passaggio della sua omelia. Esulto di gioia anch'io questa sera con voi nello Spirito Santo e chiedo per me, per la nostra Chiesa diocesana, che l'amico dello sposo ha detto essere molto bella, grazie anche a voi, ed è vero, chiedo il dono di questa piccolezza, chiedo il dono di essere nascosti dentro questa società, di questo tempo, perché possiamo con la nostra credibilità essere il regno che il Signore sta preparando per ciascuno di noi. In fondo, il percorso sinodale che il Padre, che il Santo Padre ci ha affidato, non è nient'altro che questo: mescolarci dentro una massa, dentro una pasta, e chiedere: ti posso dare un po' del mio amore? Vuoi che cosa desideri che io credente, che io parrocchia, che io movimento, che io chiesa posso darti perché tu possa incontrare il vero amore oggi e per sempre? Per la prima volta tutte le domande presentate per ottenere i contributi per la vita indipendente verranno finanziate. È la prima importante conseguenza del provvedimento varato dalla Giunta regionale che, su proposta dell'assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale, ha incrementato il fondo destinato proprio alla vita indipendente per circa 2 milioni e mezzo di euro ed ha quindi permesso di venire incontro alle richieste dei richiedenti. È un risultato per certi versi storico, ha commentato Quaresimale, che ha un doppio valore: da un lato aver dato risposte a tutti coloro che hanno presentato domanda di contributo e dall'altro aver previsto per la prima volta la somma record di oltre 3 milioni e mezzo di euro in favore della vita indipendente. Un segnale forte verso il mondo del sociale che conferma l'attenzione del governo regionale. L'associazione Carrozzine Determinate e la CGIL Abruzzo Molise esprimono soddisfazione. Tale provvedimento, fanno notare, è avvenuto dopo che le due associazioni avevano denunciato uno stanziamento per l'anno 2022 di soli 728.000 euro a fronte di una necessità di oltre 3 milioni e mezzo di euro ed avevano annunciato clamorose azioni di protesta. Con il provvedimento, che finanzia integralmente tutte le richieste, la Regione ha mostrato attenzione ai temi della disabilità. C'è ancora tanto da fare, fanno notare CGIL e Carrozzine Determinate, a partire dalla necessità di potenziamento dei servizi territoriali, oggi tanto carenti nel nostro Abruzzo. Carrozzine Determinate, CGIL Abruzzo Molise auspicano che l'attenzione sui temi del sociale resti alta anche nella discussione imminente della prossima legge di bilancio regionale. In Abruzzo il 15,4% del territorio, cioè 1669 km quadrati su una superficie totale di 10.831 km quadrati, è in area a pericolosità da frana elevata e molto elevata, aree in cui risiede il 5,6% della popolazione regionale, cioè circa 73.000 persone. La percentuale di territorio a rischio sale al 22,9% considerando nel complesso le aree a pericolosità da frana, ovvero considerando anche il rischio medio e moderato, zone in cui vive il 7,7% della popolazione per oltre 100.000 persone.
Sono i dati per l'Abruzzo contenuti nel rapporto dell'ISPRA sul tema di dissesto idrogeologico in Italia, pericolosità e indicatori di rischio edizione 2021. A livello provinciale in testa c'è il Chietino, dove il 22,4% del territorio ricade in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata. Seguono la provincia di Pescara con il 16,5%, il Teramano con il 15,8% e l'Aquilano con l'11,4%. Una delegazione dei 117 sindaci e amministratori di Abruzzo e Lazio ha manifestato nel piazzale davanti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti contro il caro pedaggi e la mancata messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 gestite dalla fine dello scorso luglio dall'ANAS dopo l'uscita di scena del privato Strada dei Parchi del gruppo industriale abruzzese Toto, in seguito a un decreto del Consiglio dei Ministri. Giovedì scorso il ministro del Ministero appunto dei Trasporti, vice premier Matteo Salvini, aveva incontrato quattro sindaci, tutti esponenti della Lega, scatenando la reazione del primo cittadino di Carsoli, Velia Nazzarro, che aveva parlato di esclusione, confermando la manifestazione di protesta programmata appunto per ieri. La delegazione è stata ricevuta dal dirigente Felice Morisco e dal consigliere dello staff del ministro. Le parti hanno concordato un nuovo incontro nelle prossime settimane dopo l'interlocuzione con ANAS. I parlamentari abruzzesi e laziali di Fratelli d'Italia, Etelvardo Sigismondi, Guido Quintino Liris, Guerino Testa, Alessandro Palombi e Paolo Trancassini hanno inviato in merito una nota al viceministro alle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami, chiedendo anche un suo interessamento a incontrare i sindaci. Solidarietà agli amministratori locali arriva dal presidente abruzzese di Autonomie Locali Italiani, Giacomo Carnicelli, che chiede al ministro Salvini di convocare i sindaci. Sono diverse centinaia gli emendamenti presentati in Consiglio regionale d'Abruzzo sui provvedimenti dei debiti fuori bilancio, assestamento di bilancio e rendiconto 2021 dalle opposizioni di centro-sinistra e Movimento 5 Stelle. Dopo una lunga giornata di bagarre in commissione, le minoranze dunque continuano lo scontro con la maggioranza di centrodestra anche nell'Assemblea regionale, che ha aperto la seduta pochi minuti dopo le 20:30, nonostante fosse stata convocata alle 15. La battaglia verte da giorni sull'uso del tesoretto scaturito dal via libera al rendiconto, che ha fatto risparmiare alla regione rate di mutui scaduti e la rimodulazione del mutuo per pagare debiti allo Stato. Secondo le opposizioni deve essere destinato a sostegno ad aziende e famiglie per il caro bollette. La maggioranza le vorrebbe destinare ad amministrazioni ed enti, stando a centrosinistra e Movimento 5 Stelle solo a quelle amiche. Questa è l'accusa che viene rivolta dalle opposizioni. Un investimento pari a 1.760.000 euro per restituire piena efficienza e funzionalità a quattro impianti sportivi di Pescara, a partire dallo stadio Adriatico Cornacchia e dal campo Flacco. E l'intervento approvato ieri nella giunta comunale, opera inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 del comune di Pescara e finanziata dall'Unione Europea nel PNRR, Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza. Un'iniziativa voluta con il sindaco Masci, che conferma la grande attenzione per le infrastrutture destinate a ospitare l'attività motoria dei nostri ragazzi, quale strumento anche di inclusione sociale, lo ha detto l'assessore allo sport del comune di Pescara, Patrizia Martelli. Sarà l'ex ospedale di Tocco da Casauria a ospitare oggi le visite senologiche gratuite organizzate nell'ambito della campagna del Nastro Rosa 2022, organizzata dalla LILT, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori, sezione di Pescara. Circa una decina le donne che si sono prenotate nelle scorse settimane per l'area Vestina e che a partire dalle 9:30 potranno beneficiare dello screening nella sede distaccata della sezione provinciale pescarese della LILT. L'obiettivo è visitare quante più donne possibili tra i 25 e i 49 anni, poi le ultra settantenni, ovvero le fasce d'età non coperte dagli screening dell'ASL, per fare prevenzione secondaria, azione
fondamentale, visto che purtroppo proprio la pandemia ha rallentato, se non per alcuni mesi bloccato, tutte le attività di prevenzione, determinando un pesante ritardo nella diagnostica. Lo ha ricordato il presidente della LILT, il professor Marco Lombardi, coordinatore della LILT Abruzzo, ufficializzando l'iniziativa prevista per oggi, lo ripetiamo, nel presidio di Tocco da Casauria. E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso, molto nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco, più probabili sulle zone costiere e collinari anche se nel corso della mattinata le precipitazioni potranno estendersi anche sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. Cielo parzialmente nuvoloso sulle zone interne, con annuvolamenti alternati a schiarite ma senza fenomeni di rilievo. In giornata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni in graduale attenuazione e schiarite che si manifesteranno anche sul versante adriatico. Temperature generalmente stazionarie, venti deboli, mare generalmente molto mosso. Questi sono i dati di abruzzometeo.org con i quali noi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.